Allora, abbiamo parlato e stiamo per rifarlo di case, due cuori e una capanna, linea diretta, che fare, che non fare, ci si riesce ancora, le difficoltà, il mercato, eccetera. Aforisma, Francis Bacon, le case sono fatte per viverci, non per essere guardate. Beh sì, bel messaggio senza dubbio, ma adesso ne parliamo anche con Paolo Righi, che è il presidente della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali, credo si dica FIAIP, ma adesso mi aiuterà. Paolo Righi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, si dice così. È la sigla, sì. No? È la sigla di questa associazione, appunto. L'acronimo la federazione. È quello. Acronimo. Dicevamo, le case sono fatte per viverci e non per guardarle bene, ma in questo momento forse sono un po' più da guardare perché si stanno vendendo poco. Ci aiuti un po' con la situazione di mercato? Sì, oggi le case si stanno vendendo meno, ci sono meno transazioni per i noti problemi che oggi il mondo bancario riscontra, quindi l'accesso al credito per le famiglie italiane è molto molto più limitato. Oggi non esistono più i mutui al 100% come 4, 5, 6 anni fa. Oggi per acquistare una casa bisogna avere il 20-30% di liquidità e allora le banche possono concedere un mutuo. Quindi abbiamo un problema che è relativo al mondo del credito e ai tassi di interesse. Presidente, lei ci deve perdonare, è chiaro che tende a portare l'acqua al suo mulino, quindi diciamo che sposta la patata bollente sulle banche, ma non siamo un po' sopravvalutati con questi prezzi? Ma guardi, i prezzi negli ultimi 4 anni sono calati del 10-15% generalmente. Oggi acquistare casa la si può acquistare con prezzi molto più bassi degli ultimi anni. C'era stato negli anni passati sicuramente un aumento abbastanza forte del 5-10% delle case, che poi si è riposizionato. Ricordiamoci anche che il valore di un'abitazione non può scendere di più di certe cifre, in quanto non si tratta di un bene azionario, ma di un valore, per cui la casa ha un costo anche nella costruzione, i muratori, i materiali. Quindi ecco, non ascoltiamo coloro i quali lanciano proclami in cui si dice che le case scenderanno di cifre spropositate, perché così non sarà. Oggi ci sono già buoni prezzi sul mercato. Presidente, torniamo da lei tra pochissimo perché sono le 8:15, diamo spazio al giornale orario flash e poi ancora un paio di valutazioni da fare su un mercato che tra l'altro è su un settore della nostra economia assolutamente fondamentale. State con noi. Un commerciante e la sua compagna, una dominicana di 21 anni, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco ieri sera in via Muratori a Milano in una vera e propria esecuzione. Solo lievi contusioni per la figlia della coppia che al momento dell'agguato era in braccio alla mamma. La sparatoria è avvenuta intorno alle 20 tra i passanti. In provincia di Milano 37 gli ordini di custodia cautelare in esecuzione proprio in queste ore nell'ambito di una maxi operazione contro i clan dell'Ndrangheta in Lombardia. Tra i reati contestati, associazione per delinquere, usura ed estorsione. Per lo sport parliamo di calcio. Questa sera a Modena, Italia-Malta, seconda partita di qualificazione ai mondiali in Brasile del 2014. Obbligatorio vincere, serata speciale per seguire l'incontro su RTL 102.5. Un flash di tennis nella notte italiana. Andy Murray ha battuto in finale Novak Djokovic agli US Open. Torniamo dal nostro Paolo Righi, lo ricordiamo, stiamo parlando di case, di mattone, di situazione immobiliare. Ecco, lei è in grado di dirci, di dare un po' di dati sull'invenduto in questo paese in questo momento? Guardi, in questo momento di case invendute, di nuova costruzione, tra privati, insomma tutto l'invenduto e anche quello che è in costruzione ma che non è stato ultimato, siamo circa sul 1 milione di pezzi in tutta Italia, con un rallentamento dei tempi di vendita che passa dai 6 mesi addirittura sfiora l'anno. Quindi quando si mette in vendita una casa, se il prezzo non è coerente col mercato, i tempi si allungano di molto. E questo è abbastanza ovvio in questo periodo. Lo accennavamo, Presidente, rimettere in moto la macchina del mattone è fondamentale, ovviamente senza esagerazioni, senza follie, stando molto attenti a non deturpare il nostro paese, già abbiamo fatto molto. Però ciò detto, il mattone è un momento, è una gamba fondamentale del tavolo economico italiano. E poi aggiungiamo un altro aspetto, quello classico, visto che abbiamo lei al telefono, consigli per chi deve in questo momento vendere e comprare. Lei che cosa dice?
Allora, intanto bisogna dire un forte no, ma penso che tutti oggi lo dicano, tutte le forze politiche, l'associazione, al consumo del territorio. Le case ci sono già, bisogna ristrutturare i centri storici, renderli più adatti al nuovo tempo e riformare le città. Ci vuole un aiuto per le giovani coppie, quindi noi abbiamo proposto un aiuto per coloro i quali, una detassazione per coloro i quali vogliono comprare case sotto i 200.000 euro. Quindi c'è un, il governo deve assolutamente fare qualcosa per il settore casa, che negli anni passati ha perso circa 300.000 posti di lavoro, e quindi pensate a quante cifre importanti stiamo dicendo. E consigli, oggi per accedere alla casa bisogna fare un mutuo, quindi il consiglio è di non fermarsi solo alla banca, diciamo che è quella che di solito di cui ci serviamo, ma girare, informarsi e vedere quali sono quelle banche che applicano gli spread e soprattutto quelle banche che oggi sono disposte ad erogare. Che onestamente sono poche, Presidente. Che sono molto poche. L'altra cosa è individuare il giusto prezzo. Oggi, visto che si sentono cifre di cali consistenti o meno, non aspettiamo che la casa non costi nulla, perché così non sarà. Quindi rivolgiamoci a un agente immobiliare, informiamoci sulla stampa e cerchiamo di individuare quali sono i prezzi di quel quartiere e di quella casa. Ci sono molti osservatori immobiliari, c'è quello dell'Agenzia del Territorio, c'è quello di Nomisma, c'è quello di FIAIB. Quindi l'informazione oggi serve per individuare il giusto prezzo e soprattutto ricordiamoci che la casa nel tempo mantiene i valori, quindi batte l'inflazione, ma non vediamo la casa come un investimento di breve periodo. La casa è un investimento di medio-lungo periodo che tutela i risparmi delle famiglie italiane. Grazie a questo e per questi consigli, per il suo intervento, al presidente della FIAIP Paolo Righi. Buon lavoro, a presto, magari ci risentiamo tra un po' di mesi, vediamo se le cose vanno meglio. Buongiorno, grazie. A presto.